di fede, speranza e carità, un pastore della Chiesa, come Papa Nicolino. Oggi non più parroco della nostra parrocchia, dove tanto manca e tanto amato. Mancano le omelie che erano e che sono insegnamento della nostra vita. Ci ha insegnato a camminare con Gesù nel cuore e uniti gli uni con gli altri, uniti nella famiglia, nella scuola, tra i giovani. Egli è diventato per noi lo stare insieme, trovare e continui a trovare risposte ai nostri problemi. Sei un padre per tutti noi, hai condiviso le nostre gioie e i nostri dolori. Oggi che stai per festeggiare il 25° anno di sacerdozio, possiamo solo dirti grazie. Hai lasciato un segno a tutti, sia come parroco che come amico. In questo giorno ti ricordiamo nella preghiera e chiederemo al Signore la forza dello Spirito Santo che ti sostenga ogni giorno nella vita. Tu, servo per amore, annuncia a tutti la lieta novella. Conduci ogni figlio prodigo alla casa del Signore. Consola il volto dei cuori smarriti e continua ad essere sacerdote dell'umanità. Ti auguriamo che questo 25° di sacerdozio possa moltiplicarsi sempre più, conducendo ogni uomo a un mondo migliore nell'essenzialità di ogni giorno. Accetta questo piccolo dono, piccolo in confronto a quanto è donato a questa comunità. E preghiamo la Santissima Trinità che ti dia forza e serenità nel tuo cammino sacerdotale. Tanti auguri. A nome di tutta la comunità di Conte Sentellina la vogliamo bene. Inoltre il parato che indossa con prezzo dei piedi e il ruolo di comunità è il nostro con equilibrio, con dignità, con amore, aprendo
nostro Signore il suo buon cuore. 25 anni di sacerdozio, in questo giorno di festa in suo onore, gli auguri più sinceri che tutti noi le porgiamo dal profondo del nostro cuore è di continuare la sua missione, guidato sempre dall'amore di nostro Signore e con la grande vocazione che porta nel suo cuore. Auguri. Grazie per aver fatto la scuola. Un augurio per il suo 25. Sono molto emozionato. Sono emozionato sicuramente per il momento che rappresenta. Sono emozionato quando voi, perché sicuramente questa festa questa sera non è soltanto un augurio del 25 anniversario di Padre Nicolino, il suo sacerdozio, ma anche un grandissimo saluto e un grandissimo affettuoso dimostrazione, una affettuosa dimostrazione di Contessa Intendine. Questa chiesa la dice lunga su quello che rappresenta e ha rappresentato Padre Nicolino per Contessa Intendine. Vedere tutta questa gente in questa occasione propria sa rappresentare veramente l'affetto che Padre Cola, tutto Contessa, nutre per lei. Personalmente sono emozionatissimo perché Padre Nicola ha fatto a noi scuola, io ho 36 anni e quindi ho conosciuto Padre Nicola anche nella veste di professore, nella veste di catechesi, tutti quei ruoli che ha svolto per Contessa Intendine, sia per quello che continua a svolgere, sappiamo l'associazione che ha fatto nascere, tutto quello che ha diventato a Contessa Intendine. Noi ti diciamo un grazie, io lo dico come primo cittadino, lo dico a nome di tutti perché penso che in questo momento siamo stretti con il nostro affetto e con l'onore di Padre Nicolino. Vi do tutto un grandissimo applauso. Padre Nicolino, ti vogliamo bene. Abbiamo interrotto questa sera, penso che è il merito di questi applausi. Padre Nicolino, anche che sei distante 30 km da noi, con il nostro cuore, con il nostro pensiero siamo con te. E penso che tu ci porterai sempre nel cuore, come comunità e come persone. Siamo vicini a te, sappi che con te sei dell'Ina un'infinità di amici, non ho bisogno di dirlo. Grazie Padre Nicolino, grazie a tutti. La situazione era in famiglia un po' confusa. È una frase di un sacerdote che ha letto nel mio cuore. Calma.